parola a Palazzetto, ritorno, lo dico, quinto anno consecutivo. Beh, senz'altro quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere 24 squadre che partecipavano a questo torneo. Penso sia il modo migliore per ricordare la figura di Raimondo Lodigo, che ha dedicato molta della sua vita alla passione per il volley e è riuscito a riportare il volley canavese in Serie B e farlo rimanere per 12 anni, e questo ci ha reso felici e onorati anche di avere questo torneo qui da noi, a Rivarolo. Grazie. Rivarolo è una città che vanta diverse associazioni sportive e vive sul territorio. Certo, è una città che vive sul territorio e questo palazzetto è comunque la prova, perché pur essendo leggermente distaccato è vissuto a pieno titolo in tutte le strutture, di questo noi siamo contenti. Quinta edizione del torneo Memoria Lodigo qui a Rivarolo. Sì, siamo arrivati alla quinta edizione, quest'anno siamo riusciti a portare 24 squadre, 12 dell'Under 13, 12 dell'Under 14, abbiamo avuto delle new entry come Asti, Mondovì ed altre società che ci seguono ormai dalla prima edizione. Due giorni intensi di partite nei vari palazzetti anche in altri comuni? Due giorni veramente intensi, abbiamo giocato su 6 palazzetti, Castellamonte, Forno, Rivara, Favria e 2 palazzetti qui a Rivarolo. Teniamo presente che sono 6 partite per squadra, quindi con 24 squadre, 144 partite, sono tantissime in 2 giorni. Un bel impegno prima di iniziare la stagione? Sì, prima di iniziare la stagione. Quest'anno abbiamo 2 formazioni al via del campionato regionale, la Serie D che è composta tutta da ragazze del 2000 e la Serie C. Riprendiamo da dove ci siamo fermati l'anno scorso, dal quarto posto, cercando di fare il meglio possibile.